In collegamento da Detto Fatto, grazie all'agenzia The Best, c'è Giuseppe Cocivera. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Milazzo, Radio Milazzo. Ciao Francesco. Ah, il ciuffo. Chiama a meno 7 e ti vengo a trovare lo so. C'è un cambio programma. Non saremo più a Lido Belvedere, ma saremo alla griglia di Cattafi. Però cambia il posto. Okay, il biglietto dell'aereo è sempre quello a Catania. Senti, allora, oggi non è che abbiamo un argomento in particolare, ma ti ho portato un ospite. E chi è? Il nostro conterraneo. Mamma mia, mamma mia. È nato 29 anni fa a Milazzo. Mamma mia. Per 6 mesi ha fatto il militare nel Kosovo per la pace, diciamo, nel mondo. Poi si è congedato e si è laureato all'Università di Messina a pieni voti in autodifesa e scienze motorie. Ora è da 5 anni il tutorial più affermato, ha Detto Fatto, il programma condotto da Caterina Balivo. Ti sto parlando di Michael Fazio, il nostro Michael Fazio, perché lui è di Milazzo. Michael Michael, dove sei? Dove sei? Buongiorno Francesco. Ho ricevuto tantissimi messaggi perché non vedevano l'ora. Ma Michael Fazio ce l'avevi là in studio? Se io dicevo che Michael Fazio era qui in studio a questo, c'era la fila non sto scherzando, tantissimi messaggi, perché veramente tu sei un grande personaggio. Grazie, sono contento di avere questo seguito. Quanto ti ha aiutato questo programma Detto Fatto? Allora, mi ha aiutato molto, perché intanto è iniziata l'avventura 5 anni fa, ho fatto dei provini appunto per fare prima il personal trainer all'interno del programma, e lì ho cercato di aiutare 3 ragazze che devono dimagrire prima del loro matrimonio, quindi lo scopo era farle entrare nell'abito da sposa. Ho capito. Poi in realtà ho parlato con gli autori, io ho parlato della difesa personale, che poteva essere un argomento interessante. Effettivamente li ho ingolositi un po' e mi hanno voluto far provare il secondo anno, ha Detto Fatto, il tutorial di autodifesa. E poi devo dire che è andato piuttosto bene, visto che questo è il quinto anno che sono al programma con l'autodifesa. Quindi autodifesa di grande attualità, anche perché oggi come oggi uscire fuori nelle grandi città è diventato un problema. Ancora qui non si percepisce quanto è importante autodifendersi per le donne. Se Francesca vuole intervenire senza nessun problema, abbiamo in ospite una cantante, in studio ospite una cantante, dunque se vuoi intervenire su questo argomento interviene senza nessun problema. L'autodifesa è diventata una cosa fondamentale, molte palestre della zona ormai fanno corsi di autodifesa, in particolar modo per le donne. Sì, è vero, meno male che sta prendendo piede questa realtà. Io l'autodifesa l'ho imparata da 2 maestri che sono lì a Milazzo, infatti ne approfitto per salutarli, Salvatore e Roberto Andaloro. Sono 2 fratelli che hanno la Budokan Milazzo Real Combat, lì proprio, infatti non vedo l'ora di tornare anche per allenarmi con loro. E effettivamente l'autodifesa è una tematica molto importante, ovviamente sì, si spera non si debba mai fare uso, anzi io invito le donne adesso che ci stanno ascoltando, qualora vi dovessero maltrattare i vostri compagni, i vostri mariti, i vostri ragazzi gelosi, denunciate, perché è il modo migliore per combattere appunto la violenza, è denunciare ed esporre i vostri aggressori. Intanto è un qualcosa da fare, quindi è quello psicologico a reagire. E le notizie che arrivano non sono bellissime, anche perché abbiamo ascoltato al nostro radiogiornale: donna uccisa ai 66 anni dal marito, prima uccisa e poi bruciata, una cosa incredibile. Dunque è un problema che purtroppo c'è. Ma Michael Fazio, giusto, tu sei un personal trainer, sei un grande personaggio, ami lo sport, sei vicino al mondo della disabilità, ricordiamolo sempre, perché collabori spesso e volentieri quando sei a Milazzo con il Lido La Fenice della mia carissima amica Daniela Rullo. Saluto tantissimo. Salutiamo tutti gli amici del Lido La Fenice, veramente un gruppo straordinario. Ma Michael Fazio oggi è più uno sportivo o più un uomo di spettacolo? Come ti senti tu? Sicuramente uomo di spettacolo ancora, dai, non mi ci sento, anzi mi suona un po' anche strano sentire questa parola, però cioè, è una bella realtà che è venuta fuori. Però sono sicuramente più sportivo, nel senso io continuo sempre con il mio lavoro, che è appunto di fare il personal trainer. Lavoro in una grossa realtà qui a Milano, a livello di palestra, la Virgin,
E poi faccio anche il massoterapista, quindi faccio anche dei massaggi massoterapici. Il mio obiettivo è aiutare la gente, ecco, a livello psicofisico e anche a livello proprio della mobilità motoria e di tutto quello che è il benessere. Mi occupo di questo. Poi la parte del mondo dello spettacolo mi ha bussato così alla porta, ho aperto ovviamente la porta e sta prendendo sempre più piede e ne sono felicissimo. Voglio fare delle domande qua in studio. Lo sport per voi che cos'è? Incominciamo da Francesca. Allora, lo sport non è vero, perché lui non conosce, non mi ha conosciuto prima. Io giocavo a calcetto, quindi ho giocato per tanti anni, ho fatto molti tornei, abbiamo vinto. Ruolo alla difesa, chiaramente. Certo, non passava appena di vedere. No. Niente, un muro, non passava niente. E ora invece? Ora invece come sport un po' di palestra e i balli caraibici. Ma lo sport e la musica, chi fa spettacolo deve fare un pochettino di sport, anche perché il fisico ha bisogno di energie. Felice, tu invece che sport fai? Oltre a tavola, fino a qualche anno fa correvo, ora vediamo, devo riprendere perché ho messo su un po' di pancetta. Diciamo che corri dopo le ore 13 perché la mattina presto no, perché no, devi dormire. Tu invece, Salvatore, hai qualche ritaglio? Un lunghissimo curriculum, sinceramente cambiamo programma, parliamo di sport. Okay. No, io mi posso vantare, fra virgolette, un paio di volte campione italiano di moto, di atletica leggera, salti in alto e tante altre cose. Tu tra l'altro sei professore di... No, io a scuola faccio l'impiegato, il personale ATA, sì. Poi studio al conservatorio, quindi non mi manca niente e vengo da un passato molto intenso. Qualche gli dedichi 5 minuti alla tua metà? Ogni tanto. Ho capito. Michael, tra l'altro questa è una bellissima realtà del nostro territorio, il Trio Note di Stelle, che sono ospiti qui in studio. Ti volevo fare una domanda. 6 mesi di Kosovo, Michael, sì. Ci sei? Che cosa ti hanno lasciato? Che cosa mi hanno lasciato? I capelli bianchi per i primi che sono ancora rimasti. No, allora, un'esperienza formativa davvero ad alto impatto, è stata dura soprattutto i primi mesi, poi comunque ho fatto un periodo davvero particolare, ho fatto da novembre a maggio 2007-2008, periodo in cui il Kosovo ha dichiarato l'indipendenza, quindi ci sono stati un po' di scontri, un po' di movimento c'è stato, e la cosa brutta era parlare al telefono con i miei che seguivano la vicenda sui TG e mi chiedevano tutto bene e io sì tutto a posto, state tranquilli, quindi dover un po' mentire per far stare tranquilla la famiglia e stargli lontano. Poi nel periodo anche clou, che per noi milazzesi è fondamentale, le feste natalizie, quindi ho perso il Natale, il Capodanno, insomma ho perso un po' di feste lontano dai miei e quindi è stata dura anche per quello, ma soprattutto, se devo dirla tutta, il nemico più grande kosovaro era il freddo. C'era la notte, andavano le temperature a meno 30, quindi vi lascio immaginare che cosa poteva significare. E là non c'è nessuna che autodifesa c'è lì, soltanto qualche maglione di lana. Ci sono paia di calze in più e maglioni in più, tutto qua, ma neanche facevano il loro lavoro. Milazzo nel cuore, lo possiamo dire, Michael? Sì, quello sempre, perché... Milazzo nel cuore, io sono lì sempre per quanto riguarda le feste natalizie, l'estate milazzese, che ho trovato anzi molto più preparata rispetto agli anni precedenti, ho visto che ci sono delle organizzazioni molto carine per quanto riguarda la movida, un po' gli aperitivi, le spiagge, insomma ho visto un cambiamento in meglio in questo. Sulla viabilità ci avrei qualcosa da dire. No, hanno fatto la pista ciclabile, non ti è piaciuta? No, bella, però è un po' piccola. È un po' troppo piccola. Sì, piuttosto a piedi. A piedi, okay. No, però ho sentito lì che state parlando di sport, anche di balli caraibici. Sì, mi piace. Il latino, io anche ballo latino, quindi quando vengo a Milazzo voglio ballare con lei. Ma, no, mi puoi chiamare Francesca, guarda. Francesca. Non farebbe... Mi fa impazzire. Ci vuole un po' di massa. Ma
massaggi vanno bene. No, li sto facendo per ora. Però i massaggi di Michael sono, ah, okay. Sono da provare. Va bene, allora. Michael, non sa cosa dove. Michael, senti una cosa, ospite al Festival del Cinema di Venezia, cioè quando ti arrivano questi inviti, qual è la tua reazione? Ospite al Festival del Cinema di Roma, ospite a Miss Mondo Italia, quando ricevi questi inviti, qual è la reazione di un ragazzo semplice come Michael Fazzi? Di sorpresa all'inizio, poi soddisfazione. Allora, c'è da dire che le motivazioni al Festival del Cinema di Venezia, perché ho fatto una pubblicità, quindi sono stato promoter di una bevanda energetica ed eccitante anche, che, e quindi facendo il, appunto, quando hai detto bevanda eccitante, Francesca felice, ha guardato allora lì facendo da questa bevanda, appunto, ha fatto da sponsor al Festival del Cinema, quindi mi hanno chiamato in che bevanda era? Dai, facciamo pubblicità, non ti preoccupare. Si chiama Curly con una doppia K, ecco. No, me lo chiedeva Francesca da sì, sì, adesso siccome è una bevanda che è nata in Puglia, sì, in particolare a Lecce, adesso si sta espandendo piano piano, prenderà piede anche in Sicilia, anche qua, chissà perché a Lecce, in Lombardia. Ma in Sicilia non abbiamo bisogno bevande eccitanti, sì. Siamo infatti lì c'è il clima, sì, che va benissimo, infatti. Poi invece il Festival del Cinema di Roma, vabbè, sempre per il discorso di detto fatto, mi hanno fatto sfilare anche sul red carpet, mi hanno fatto le foto, i fotografi, lì è stato veramente, guarda, per me è assurdo, però è stato molto, molto bello, molto emozionante. Invece a Miss Mondo Italia l'anno scorso a Gallipoli ho dovuto, purtroppo, guarda, è stata un'esperienza molto pesante, molto stressante, insegnare difesa personale alle 50 finaliste di Miss Mondo. Ah, solo 50? Che sacrificio, immagino cosa significava stare lì sotto i colpi, ti sei stancato, un'esperienza stancante. Ma guarda, veramente una bruttissima. Bianchi, no, infatti, no. Poverino, poverino, non vorrei essere mai lo fatto. Felice, felice che si prepara. Io sono qua ma nessuno mi ascolta, Francesco, sto parlando con Michael, ti lascio la palla. Va bene, Giuseppe, io intanto ti ringrazio per averci fatto conoscere quest'altro grande personaggio. Michael, quando sei a Milazzo batti un colpo e sarai ospite in studio, così faremo una bellissima puntata dedicata proprio a Michael Fazzi, a tutte le sue esperienze e soprattutto a un talento che da Milazzo è partito con la classica valigia di cartone ancora una volta ed è diventato Michael Fazzi, conosciuto in tutto il mondo. Caterina Balivo è simpatica anche dal vivo, come è simpatica, sì, durante, sì, Detto Fatto, perché Detto Fatto ormai è la trasmissione più vista del pomeriggio. Sì, sì, no, è simpaticissima, davvero. Ma a me hanno detto che ha molti istanti fatica, non capisco il motivo, perché effettivamente è una persona molto genuina, molto carina, molto a modo e molto simpatica, quindi devo dire che conferma la sensazione dallo schermo. È anche carina come si vede in studio, sì. E poi se vuole, appunto, se non si di dicembre sarò a Milazzo, perché appunto sarò lì per le feste, guai, Natale lontano dai miei. Infatti, dico, ma Caterina, per chiudere questo collegamento, hai evitato la è domanda. Carina davvero? Sì, sì, ma è molto bella, carina, è un po', è molto bella, è napoletana, Francesco, è la cuore, dovrei venire un giorno ospite mio in studio, così te la faccio conoscere. Io sto aspettando anche, no? Il tuo invito, sto aspettando solo il tuo invito e io mi fiondo subito negli studi di Detto. Ma tanto ora arrivo io e poi ci organizziamo. Va bene, grazie a Giuseppe Cocivera, la The Best, grazie a Michael Fazio, un milazzese che è diventato un grande personaggio del mondo dello sport e dello spettacolo. Noi milazzesi andiamo nel mondo, guarda, infatti. I milazzesi distruggono i 300, no? Per adesso siamo in tre, io, Michael e te, okay, i tre, oltre 300, noi tre. Va bene, grazie, buon mi avete visto un bel personaggio.